Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito perché oggi proveremo un gioco horror, anzi lo farò provare a mia moglie, sì, perché è un gioco horror molto molto particolare. Si chiama Don't Scream, è disponibile su Steam per PC ed è un gioco veramente interessante e divertente. Perché è divertente? Perché lo scopo del gioco è non urlare, come dice appunto il titolo del gioco. Per non urlare ovviamente non bisogna spaventarsi, ma essendo un gioco horror è facile spaventarsi, quindi lo farò provare a mia moglie, che lei è abbastanza sensibile ai film horror, quindi in questo gioco sarà veramente veramente messa a dura prova. Per fare questo gioco bisogna camminare per 18 minuti all'interno di un'area dove succede di tutto, dove si sentono un sacco di rumori, sentite già il temporale che c'è nella schermata home, quindi veramente un'ambientazione molto molto horror. Quando non si cammina il tempo si ferma, quindi per far andare avanti il tempo bisogna sempre camminare, se si ferma il tempo va in pausa, quindi non si può stare lì fermi e dire ok aspetto 18 minuti e ho vinto. No, bisogna camminare. Tutto passa attraverso un microfono, ovviamente in questo caso un microfono che io andrò a mettere a mia moglie, che va appunto a registrare la voce in caso di urlo e va a sospendere il gioco dicendo che hai perso perché hai urlato. Quindi un gioco veramente veramente inquietante ma molto molto divertente. Sono proprio curioso di vedere quanto mia moglie riesca a resistere, perché comunque già solo questi rumori, poi le luci spente, ovviamente andremo a spegnere le luci per creare un'atmosfera un po' più horror, renderà il tutto molto molto complicato e soprattutto molto molto spaventoso. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e iniziamo a catapultarci in questo gioco horror che mia moglie non ha ancora provato, perché io l'ho già utilizzato, ma a lei gli ho detto c'è un gioco da farti provare, un gioco horror, gli ho detto che è horror, però non sa realmente cosa succede. Quindi ragazzi, preparatevi, mettetevi comodi e divertitevi insieme a noi a Don't Scream. Andiamo! Adesso ti metto il microfono. Tu devi camminare e per 18 minuti. Se urli prima, perdi. Se non dormo, cazzi tuoi. Adesso parte, 18 minuti hai. Quando non cammini si ferma il tempo, quindi non è... per vincere devi resistere 18 minuti senza urlare. Ma fino a là non c'è niente. Non credo, non che faccio un'altra strada. Quella strada che ho fatto io. Direttamente a casa.
funziona, corri. Thank you.
Incredibile, ce l'aveva quasi fatta, non pensavo che urlasse molto prima, invece è durata tanto. Questo gioco si chiama Don't Scream, che ragazzi è davvero fantastico se lo si prova, soprattutto magari le prime volte diventa bello, poi dopo ovviamente uno non urla più, però davvero non pensavo, 18 minuti c'era quasi arrivata, mancavano solo 2 minuti e sarebbe arrivata alla fine del gioco, quindi avrebbe passato appunto quello che è lo scopo del gioco, non urlare, e ragazzi mancava veramente veramente poco. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi abbiamo portato questa prova di Don't Scream vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o un video tipo questo. Ciao e al prossimo video.